Ehi ragazzi, ben ritrovati ad un nuovo episodio di Nerdstorming con E Edo. vale. Oggi lasciamo un attimo la nostra comfort zone degli anni 90 per addentrarci un po' più negli anni 80, precisamente nel 1982, e vi presentiamo un film d'animazione molto caratteristico che ha segnato un po' la nostra infanzia, nel bene e anche forse un po' nel male, Un po' tanto, sinceramente. ma adesso lo vedremo. Stiamo parlando di Brisby e il segreto di Nim, conosciuto in lingua originale semplicemente come The Secret of Nim. Brisby e il segreto di Nim è appunto un film del 1982 tratto dal libro di O'Brien, Mrs. Frisbee and the Rats of Nim. Questo lungometraggio d'animazione è diretto da Don Bluth, non so se ho sbagliato la pronuncia, comunque vabbè, dura 82 minuti ed è una commistione di generi. Infatti all'interno di questo film possiamo incontrare, o meglio, trovare fantasy, avventura, thriller, horror e chi più ne ha più ne metta. Per certi versi, questo film d'animazione si pone come una sorta di fiaba contemporanea, dal momento che la protagonista, ovvero la signora Brisby, attraverso una serie di peripezie e tribolazioni, finirà con risolvere la situazione e a darci un importante insegnamento che vedremo però alla fine del video. Ambientato nelle campagne americane, nei pressi della fattoria del signor Fitzgibbon, la signora Brisby, vedova e madre di quattro topolini, vive con i figli in un mattone appunto in questo campo. Purtroppo, con l'approssimarsi della stagione dell'aratura, si trova impossibilitata ad evacuare la casa in quanto il figlio più piccolo risulta essere malato e allettato. Già dai primi minuti della pellicola facciamo la conoscenza con qualche comprimario che aiuterà la signora Brisby e la sua famiglia. Primo fra tutti il medico, il signor Agenore, Topolino anche lui, che fornirà le medicine appunto per alleviare i dolori del piccolo Timothy. Un altro personaggio che conosciamo fin da subito è il corvo Geremia, che aiuterà la signora a scappare dalle grinfie del perfido gatto dei Fitzgibbon, il malvagio Dragon. La vicenda comincia a entrare nel vivo quando la protagonista deve escogitare un modo per evacuare appunto l'abitazione senza ledere la salute del piccolo Timothy. A tal proposito, decide di chiedere consiglio alla creatura più antica conosciuta dagli abitanti delle campagne, ovvero il grande gufo che viveva nel bosco limitrofo. È addentratasi nel nido del gufo, tra atmosfere lugubri e terrificanti, fa la sua conoscenza e con molto timore espone il suo problema. La minacciosa creatura, che inizialmente sembra non considerare le problematiche della topolina e quasi la snobba, all'udire il nome della signora, ovvero Brisby, cambia da subito atteggiamento, consigliandola di rivolgersi ai ratti, nello specifico al loro re Nicodemo, e chiedere al loro consiglio su come effettuare il trasloco, ricordandole che il nome di Brisby non è dimenticato tra gli abitanti delle campagne. E una volta raggiunti i ratti nel cespuglio di rovi proprio vicino alla casa di Fitzgibbon, verrà da questi accolta con molta diffidenza, ma all'udire anche loro essere la vedova di Jonathan Brisby, decidono di ascoltarla e di scortarla dal loro re Nicodemo, un anzianissimo ratto che si dimostrerà con lei molto cordiale e che le racconterà il segreto di suo marito, nonché quello dei ratti del Nim. Topi e ratti venivano infatti impiegati dagli scienziati del Nim, acronimo che sta per National Institute of Mental Health, ovvero Istituto Nazionale per la Sanità Mentale, come cavie per i loro esperimenti, a seguito dei quali le cavie acquisiscono una straordinaria intelligenza, nonché una notevole longevità. Nicodemo racconterà a Brisby che proprio suo marito Jonathan è l'artefice del loro salvataggio in qualche modo, dato che grazie a lui tutte le cavie riuscirono ad evadere o comunque a fuggire dai laboratori del Nim. Purtroppo tra i topolini si salvarono solamente Jonathan e signora Genore. Scopriamo poi che in un tempo più recente, proprio Jonathan Brisby, nel tentativo di somministrare un sonnifero al gatto dei Fitzgibbon, rimane ucciso, senza aver mai raccontato a sua moglie dei ratti del Nim e della sua storia. Questo perché non voleva darle dispiacere che un giorno lei sarebbe inesorabilmente invecchiata mentre lui avrebbe continuato a vivere. A questo punto Nicodemo
decide di regalare alla vedova Brisby una sorta di lascito del marito, ovvero un medaglione mistico capace di sprigionare una forza tremenda se posseduto da qualcuno meritevole con il cuore coraggioso. Ed ascoltata la richiesta d'aiuto della protagonista, si propone di aiutarla a trasferire la sua abitazione in un luogo più sicuro. Ma a questo punto della storia, purtroppo, facciamo la conoscenza dell'antagonista, ovvero un ratto, Cornelius, assetato di potere e desideroso di spodestare l'ormai anziano Nicodemus, e che per farlo decide di sabotare il piano dell'anziano topo, simulando un incidente per poter poi rivendicare il trono dei ratti. Il piano di Cornelius va in porto, il povero Nicodemo ci lascia le penne, il tutto mentre la signora Brisby si trovava nella casa dei Fitzgibbon, dove apprende che gli umani avevano contattato il laboratorio dei Nim per far disinfestare la zona dei ratti. Nel tentativo di avvisare i ratti dell'imminente pericolo, Brisby viene aggredita da Cornelius, il quale tenterà anche di sottrarle la pietra donatale da Nicodemo, conoscendone il grande valore. Ma in suo aiuto accorrerà il ratto Giustino, fedele amico di Nicodemo, che aveva ormai troppo tardi scoperto il piano di Cornelius. E a seguito di un incalzante duello, il malvagio ratto va incontro alla fine che merita. Voi penserete giustamente che sia finita qua, ma invece no, perché nel mentre cosa succedeva alla casa della povera signora Brisby? Stava sprofondando nel fango dal momento che il tutto avveniva sotto un'incessante pioggia. Ecco che allora la topolina prende il medaglione donatole dall'anziano Nicodemo, che sprigionerà infine quella misteriosa forza di cui il ratto le raccontava. E come per incanto, con questa energia sprigionata, riesce a sollevare la casa dal fango e a spostarla in un luogo sicuro. Un po' come fa Yoda con l'astronave di Luke. Praticamente la stessa roba. E la pellicola si conclude con la signora Brisby finalmente al sicuro con la sua famiglia, il piccolo Timothy finalmente guarito e i ratti del Nim che abbandonano il cespuglio di Roby per trasferirsi anch'essi in un luogo più sicuro e distante dalla fattoria dei Fitzgibbon. L'ultima scena del film ci propone il corvo Geremia a liberarsi in volo con una cornacchia come ad alleggerire tutta questa situazione densa di emozioni e di grande angoscia. Ma come nasce questo Brisby e il segreto del Nim? Innanzitutto bisogna parlare della Disney, che sul finire degli anni 80, primi 90, stava un po' andando in declino, poiché le idee del suo fondatore, ossia Walt Disney, stavano iniziando a scarseggiare. Possiamo infatti vedere pellicole come Re De Tobin e Amici Amici o Taro nella pentola magica, che al botteghino non furono andati così bene. Di conseguenza tanti artisti che lavoravano appunto per la Disney decisero di intraprendere delle strade in proprio, tra i quali possiamo annoverare Brad Bird, ossia il regista del Gigante di Ferro, Tim Burton, non penso ci sia bisogno di presentazioni, John Lasseter, il fondatore della Pixar, e il nostro Don Bluth, appunto il regista di Brisby. Questo cercò appunto di fondare una sua casa produttrice, ossia la Don Bluth Production, che assieme all'Aurora Production, un'altra casa produttrice, voleva creare un film più autoriale. Questa Aurora Production infatti aveva acquisito i diritti del libro Mrs. Frisbee and the Rats of Nim, questo perché la Disney non si era sentita di proporre al pubblico un progetto tanto oscuro, tanto cupo, dai toni così duri e dai temi così pesanti. Don Bluth infatti voleva sensibilizzare il pubblico sul rispetto per gli animali, qui soggetti a esperimenti scientifici, ma soprattutto per ribadire il concetto che per ottenere quello che si vuole bisogna affrontare fatiche, difficoltà e dolori. Se andrete a vedere il film oppure ve lo ricordate, potrete notare che la topolina si muove su sfondi lugubri, cupi, angoscianti, irti di pericoli. Ne è un esempio il Nido del Gufo, le cui ambientazioni possono essere paragonate al film Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Ma prive di musica trionfale e del protagonista che drammatizza la scena, lasciandoci solamente in balia della paura. Altra scena emblematica in tal senso è quando il corvo Geremia, vedendo l'amuleto magico della signora Brisby, la aggredisce per cercare di impossessarsene, un po' come fa Gollum con l'unico anello nel Signore degli Anelli. L'opera di Don Bluth, insomma, è da considerarsi pura e semplice pedagogia d'assalto. Questa pellicola ebbe anche un seguito nel 1998, direttamente in formato home video con Il Segreto di Nim 2,
Team alla riscossa, realizzata senza il consenso di Don Bluth, dal momento che la Metro-Goldwyn-Mayer deteneva ancora i diritti dell'opera originale, mentre nel 2009 la Paramount Picture pareva aver annunciato un adattamento live action della storia originale di Brisby e Segreto di Nim, che però ad oggi non ha ancora avuto luogo. Il nome della signora Frisbee nel film venne cambiato in Brisby per una questione di copyright, mentre il titolo originale della pellicola, The Secret of Nim, venne adottato in seguito al suo successo anche per una nuova edizione del libro. Ed è con quest'ultima considerazione che noi vi ringraziamo per la visione. Se il video vi è piaciuto lasciateci un like, i nostri riferimenti li trovate qui sotto in descrizione. Noi vi diamo appuntamento al prossimo Nerdstorming. Stay nerd, stay young.